Buona serata, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo in questo giallo inconsueto per la nostra trasmissione, ma che terremo per le settimane del Tour de France. Giallo il nostro studio come la maglia che ritrova Tadej Pogacar sfilandola ad un fantastico Wout van Aert che ha fatto veramente una tre giorni pazzesca. Forse oggi qualcosina da rimproverargli c'è, però insomma il cannibale del ciclismo del XXI secolo si riprende lo scettro, non sappiamo neanche quanto volutamente volesse la maglia gialla, però lo fa vincendo una tappa che nelle Ardenne gli ha riconsegnato insomma il simbolo del primato. Parleremo ovviamente di questo per larghi tratti della nostra trasmissione, poi ovviamente faremo un salto anche al ciclismo giovanile di casa nostra con gli juniores, con la corsa di Sant'Onofrio di Campli, senza dimenticare che oggi per il Giro Donne c'era l'arrivo sul passo Maniva con un settimo posto davvero fantastico della nostra Gaia Realini, che insomma è arrivata con le migliori. La Van Vleuten mantiene in questo caso la maglia rosa, Juliette Labou della DSM invece ha vinto una frazione molto molto bella in cui sono arrivate veramente le migliori. Ne parleremo questa sera con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, lo ripeto talmente tante volte che prima o poi lo dimenticherò questo numero di telefono, 392-623-7060, WhatsApp o SMS, potete seguirci sulle nostre dirette Facebook, potete commentare anche lì, oramai sembra un pappagallo, ripeto sempre più o meno le stesse cose, ma è solo per farvi capire che avete tante possibilità per seguirci. Rivedermi in giallo mi fa un certo effetto, perché insomma l'occhio è sempre abituato a rosa, ma tant'è. Diamo la buona serata ai nostri ospiti, ovviamente l'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Buon giovedì, Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi al tuo fianco, visto che abbiamo parlato di Sant'Onofrio di Campli, il consigliere comunale del comune farnese, Pietro Adriani, buonasera. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. E poi in piattaforma, io non lo so oggi come l'ha vissuta, cioè poi descriverla live, quell'azione ai 200 metri, quello strap, è sembrato, visto che abbiamo parlato di ciclismo giovanile. Ciao Riccardo innanzitutto. Buonasera, ciao. Ciao. È sembrato, visto che abbiamo parlato di ciclismo giovanile, sai quando va un professionista con i ragazzi magari di juniores, poi gli ultimi 200 metri dice vabbè sai che c'è, adesso la vinco questa tappa, prendo parto e vinco, più o meno. Ma a me sembra fra ieri e oggi di vedere un bimbo al Luna Park, è uno felice di fare quello che fa. La cosa bella di Pogacar è che è amato dal gruppo per ora, perché lo stimano e lo apprezzano tantissimo. Le dichiarazioni di Matthews, secondo oggi al traguardo, sono una testimonianza fattibile, perché comunque ha speso delle parole bellissime nei confronti di Tadej. E comunque io mi sono messo in rosa, così almeno facciamo un po' fai da contraltare, va bene. Giustamente Maurizio Daguì, che ringrazio in regia, mi ricorda come la coscienza che questa è pur sempre l'anteprima e che noi avremmo di prassi 3 minuti. Io ne ho presi 3 minuti e 20 secondi, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco inizia velo numero 19.
I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Got old problems with a friend's new. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo buona serata e ben ritrovati con Velo al Luna Park del Tour de France. Si diverte quasi solo Tadej Pogacar, che oggi ha vinto sulle Ardenne. Ieri aveva dato davvero spettacolo invece sul pavé, dimostrando di essere assolutamente un fenomeno anche sulle superfici che normalmente non conosce. Sembra uno di quei bambini che tu li metti a fare un gioco che non hanno mai fatto e riescono in ogni caso, Luciano. Ecco, io, Riccardo ieri ha fatto, sono stato molto attento, ha fatto un paragone con Eddy Merckx e ha detto, con una differenza, i gregari di Merckx, si diceva all'epoca, potevano essere capitani in tutte le altre squadre dove Merckx non c'era. E questo fa anche tutto da solo e diventa sì, fa da solo anche difficile oggi alla sesta tappa trovare un qualcosa che ci possa riportare un po' di interesse, perché effettivamente fa tutto da solo, perché è dotato di una grandissima classe e probabilmente anche di tanta intelligenza tattica, perché è un ragazzo che sa gestire bene anche la corsa, i momenti della corsa, anche se io oggi obiettivamente, se ci riportiamo a un ciclismo del passato, non gli avrei consigliato di vincerla anche questa tappa, perché oggi con la volata, con l'abbuono, si è portato in testa la classifica e diciamo che da domani la sua corsa diventa anche un po' più complicata sia per lui che per tutto adesso il team. Gli serve la squadra, adesso gli serve anche la squadra, ma non solo in salita, ma gli servirà anche per gestire le tappe meno dure, quindi se vuole tenere ancora la maglia, anche perché lui si può permettere anche di perderla questa maglia, sì, da adesso in avanti, e poterla riconquistare più avanti. Il Pogacar così pimpante obiettivamente all'inizio di questo tour non me l'aspettavo. Aspettavo molto la prova a cronometro per capire le condizioni atletiche di certi corridori,
E alla cronometro effettivamente Pogačar si è superato, perché nel cronoprologo danese è riuscito a portare a casa un terzo posto, addirittura una prova più brillante che di quella di Ganna, quel corridore italiano che speravamo tanto una vittoria in questo cronoprologo per portare a casa qualche giorno questa maglia gialla. Invece a sorpresa Lampaert l'ha vinto il cronopro. A sorpresa, però obiettivamente è sempre stato un ottimo corridore, ha sfruttato anche dei momenti di qualcuno è partito con la pioggia, condizioni un po' differenti, diciamo che non è stato a livello, non sono partiti tutti con le stesse condizioni, a livello atmosferico è stato condizionato appunto da certe prestazioni di certi corridori. Comunque è stato un bel inizio di tour, una bella settimana di tour. Nelle altre due tappe danese ci sono stati dove ci si aspettava due bellissime volate, quindi c'è stata la vittoria di Jakobsen e di Kronevegen. Voglio dire che questo due tour, che non si amano due che non si amano, però devo dire che anche dalle tappe dove il destino è a favore dei velocisti ci si emoziona anche fino agli ultimi metri, perché vediamo veramente volate al cardiopalma interessantissime da seguirle. E volate, Riccardo, che non assomigliano assolutamente alle volate degli anni 80 o 90, delle volate dei Cipollini, perché mi ricordo che a quei tempi i grandi velocisti dovevano sfruttare il loro potenziale con dei grossi collettivi squadra, perché erano le volate che dovevano essere tirate. Invece qui i velocisti attuali sì, hanno un uomo di riferimento, ma poi hanno bisogno di abilità, di estro e veramente anche in volata fino agli ultimi metri ci si diverte a seguire questo tour. Poi tatticamente avremo anche durante la puntata di parlare di certi errori tattici che a volte certi corridori fanno. Probabilmente anche pilotati non in modo brillante dai loro direttori sportivi, perché la gestione di un tour non è la gestione di una corsa di un giorno, quindi va gestita in una maniera molto più intelligente secondo me. E qui magari sia con Riccardo sia con l'ospite che avremo fra qualche minuto ne potremo parlare abbondantemente. Assolutamente, sono arrivati due messaggi, siccome sono interessanti li vado ad analizzare subito, poi giro a Riccardo il secondo, cioè quello che dice Sandro ti dà merito, effettivamente ieri avevi detto vince Simon Clark quella volata a 5 dei fuggitivi. Prima però, visto che poi sulla tappa di ieri entriamo in un argomento molto molto più ampio, il primo messaggio, Andrea De Chetiscalo ci ha detto 50 anni fa nessuno immaginava che sarebbero entrati i freni a disco, e allo stesso modo tra 10 anni ha detto il ciclismo femminile avrà gli stessi guadagni e lo stesso pubblico del ciclismo maschile, e diceva nel finale, per chi oggi ha visto la tappa, io devo dire la verità, l'ho vista ed è stata molto bella. Solo chi ha visto la tappa di oggi può capirlo. Però per quanto riguarda i freni a disco volevo intervenire io con la domanda del nostro telespettatore. Non 50 anni fa, 30 anni fa nessuno pensava, perché io ho avuto questa esperienza anche grazie al mio lavoro, di un cambiamento tecnologico nel mondo del ciclismo negli ultimi 30 anni. Sì. Nessuno pensava che il telaio in acciaio fosse sorpassato dai telai d'alluminio, dai telai in carbonio. Nessuno avrebbe pensato che le classiche misure delle biciclette che erano tradizionali fossero cambiati da telai Slupin. Adesso i telai sono tutti Slupin, quindi non ci sono i telai centimetro per centimetro, ma adesso bisogna anche individuare l'atleta con delle misure S, M, L, XL. Nessuno pensava che
le ruote in carbonio potessero avere il successo che hanno in questo momento. Nessuno poteva pensare che la bicicletta diventasse tutto carbonio, invece ai nostri tempi, e questa evoluzione tecnica è avvenuta naturalmente negli ultimi 30 anni, perché già nella generazione mia, di Riccardo, noi correvamo con una bicicletta d'acciaio che poco si differenziava dalla bicicletta di Coppi e Bartali, perché Coppi e Bartali correvano con delle biciclette d'acciaio tipo la nostra generazione. I cambi, avevamo gli stessi cambi di Coppi e Bartali. Tutta questa evoluzione tecnica, diciamo, è avvenuta negli ultimi 30 anni. Tutto si poteva pensare, ma negli ultimi 30 anni è venuta un'evoluzione tecnica in questo sport che nessuno poteva immaginare. Assolutamente, cioè la grande trasformazione, la grandissima fetta della trasformazione è avvenuta nell'ultimo lasso di tempo, mentre per tanto tempo la trasformazione è stata molto lenta. Però io tra poco vado da Riccardo anche su questa cosa, perché volevo, visto che ci ha stuzzicato anche sul Giro Donne, volevo far vedere la tappa di oggi, come detto, vinta da Juliette Labou della DSM. Peraltro BC Scott, non so se sei contento, vabbè. Scherzo. Non è la prima volta che i BC Scott riescono a vincere. No, scherzo. erano 112 km, si arrivava sul passo Maniva. Come detto, la nostra Gaia Relini è stata con le migliori praticamente fino alla fine, solo l'ultimo strappo della Van Vleuten per cercare di staccare Mavi Garcia, veramente altro grande talento di questo sport, l'ha lasciata un po' indietro. Questo grande strappo ha lasciato indietro la Garcia, ha lasciato dietro la Longo Borghini, ha lasciato dietro ovviamente tutte quelle che erano nel gruppo della Van Vleuten, che in questo momento si conferma la migliore. Però la nostra Gaia, devo dire la verità, oggi l'ho vista veramente molto molto in palla, in una corsa che innanzitutto molto molto complicata, con atlete molto forti anche fisicamente. Io oggi stavo vedendo la tappa, la nostra Gaia, benché più minuta dal punto di vista fisico, eccola qua, più minuta dal punto di vista fisico, ma guardate che grinta, insieme alle big del ciclismo femminile mondiale, davvero bravissima. La Van Vleuten, come detto, si conferma in questo momento forse la più forte di questa corsa rosa. Però effettivamente ha ragione il telespettatore da casa, oggi c'era gente, c'è molta attenzione, c'è molto interesse intorno al ciclismo femminile, è stata veramente emozionante l'ultima parte, e questo insomma è un ottimo segnale. Non so se sì, su Gaia Realini mi ci volevo soffermare qualche secondo, perché questa è veramente un atleta di grande talento, anche se quest'anno all'inizio della stagione ha avuto il Covid, quindi si è ripresa proprio alla vigilia di questo Giro d'Italia. Ci si aspettava anche qualcosa di più importante, però già la prova di oggi sta a rappresentare che l'atleta si sta riprendendo, quindi la vedremo brillante anche nel prossimo futuro. Assolutamente. Invece qui ci scrivono: un campione come Van Aert non può finire una tappa, Riccardo, parlando con i gregari. Oggi bella azione, ma scriteriata, se la sarebbe giocata alla fine, magari mantenendo la maglia gialla. Allora facciamo così, partiamo dalla tappa di oggi, inquadrando la questione Van Aert, per poi tornare indietro. Ieri io penso che le sfighe di Ben Hill per la Jumbo Visma non sarebbero bastate a descrivere la tappa di ieri, ma partiamo da quella di oggi con un Van Aert che ha provato un'azione che avrebbe avuto il leggendario, ma non poteva andare in porto. Oggi secondo me ha sbagliato, Van Aert ha sbagliato, ma più che Van Aert ha sbagliato l'ammiraglia. Loro avevano intenzione di anticipare, pensavano ci fosse una fuga, e qui questa è la tappa di ieri, però pensavano che ci fosse una fuga numerosa, la paura della Jumbo era quella, e hanno pensato mandiamo la maglia gialla dentro quelle fughe, perché non è che lui l'abbiamo vista, insomma
durante la tappa ha provato 7, 8, 9 volte, ma era proprio lui che attaccava, quindi non era il fatto di dire andiamo dentro le fughe, le voleva proporre lui, e la cosa mi è sembrata un po' strana, anche perché si è visto che all'inizio era solo lui della squadra, della sua squadra là davanti. Allora, io ho ipotizzato anche una reazione da parte di Van Aert, da dire, ma voi direttori sportivi non capite niente, e allora mi fate arrabbiare e faccio di testa mia, e ci poteva stare, perché era scriteriata, cioè non si è mai visto una cosa del genere. Poi lui come valore e come numero che ha fatto oggi è sicuramente da un voto alto, perché non ha mai cambiato l'atteggiamento, la pedalata, sempre intorno a 110-120 pedalate al minuto, una roba spettacolare. Hanno fatto le prime due ore a 50 all'ora come media, su un percorso pieno di su e giù, vallonato, c'era 2700 metri di dislivello anche oggi. Comunque queste sono quisquiglie. Vado al punto: se vuoi fare una cosa per mettere in difficoltà gli altri e far lavorare la UAE principalmente, o un'altra squadra che voleva vincere la tappa, hai sbagliato completamente, anche perché secondo me questa tappa, uno che va come è andato lui oggi inquadrato qui la maglia gialla, la lottava con Pogacar. Al massimo faceva secondo, come ne ha fatti tre precedentemente, se no la vinceva. Quindi non aveva nessun senso quello che ha fatto. Sì, ti chiedo, proprio partendo dall'inizio del tuo ragionamento, che è molto interessante, perché questa sera diciamo che Van Aert va a letto avendo dato anche un segnale alla squadra. Allora, quando c'è stato da vincere, l'altro ieri ho vinto. Quando c'è stato da salvare il Tour de France dei capitani, l'ho fatto io. E certo, oggi l'ho persa, ma diciamo che vado a letto sapendo di essere un perdente di successo. Ma ragazzi, dovete venire tutti da me, perché qui chi vi toglie più o meno sempre le castagne a fuoco sono io. Sì, ma questo è un fuoriclasse, non si sta ragionando mica di un corridore normale, un corridore non è un corridore di spalla o gregario, questo è un fuoriclasse che vince le corse. Oggi se l'ha fatto lui ha sbagliato, se l'ha fatto l'ammiraglia ha sbagliato l'ammiraglia. Allora, dalle dichiarazioni del dopocorsa, il direttore sport, lui non ha parlato, cioè Van Aert non ha parlato, e quindi è sintomatico che lui avesse le zebedee girati. Ha parlato il suo direttore sportivo e ha detto gli accordi, cioè la tattica non era quella, ma Wout doveva andare in fughe eventualmente che potevano nascere in partenza o comunque durante il percorso di almeno 10 corridori. Questo perché volevano obbligare gli altri ad andare ad inseguire. Ma secondo me siamo alla quinta tappa, cioè siamo all'inizio del tour, non abbiamo ancora fatto le salite, non aveva nessuna necessità di avere quell'atteggiamento lì, quella squadra, e quindi va a fare il paio dal casino che hanno fatto ieri con le biciclette di Vingegaard, con la mancanza di appoggio a Roglic, perché Roglic ieri è stato tanto solo, poi dopo poi gliel'hanno dati addirittura troppi a quel punto. Poi si sono fermati e erano anche troppi, ma questo ti dimostra che anche loro la squadra l'hanno forte, ce l'hanno fortissima, però non è coordinata. Al limite Riccardo, invece di Van Aert mandi Roglic all'attacco nella fuga dai venti, no? è quello che ho detto io, vabbè, vuoi fare gli attacchi con Van Aert, ma portatici Roglic dietro, o comunque Roglic attacca, ma era azzardato lo stesso, non c'era bisogno in una tappa di 200, la tappa più lunga del tour, cioè questi sono partiti
sono arrivati in anticipo sulla tabella oraria anche oggi. Hanno sbagliato per me, poi io l'ho detto anche in diretta, poi a un certo punto non ci si capiva più niente, ho fatto un mezzo ragionamento, ho provato a ragionare come hanno ragionato, ma è difficile, credetemi, è difficile ragionare come ragionano loro, anche perché vi vorrei ricordare che quella stessa ammiraglia, la tappa che vinse Dario Cataldo a Como, che ci ascolta, Si fermarono a far la pipì nel momento cruciale e Roglic doveva cambiare la bicicletta, aveva forato, c'era qualcosa, e loro erano a fare bellamente i suoi bisogni, cosa che un direttore sportivo normalmente non fa. Quindi loro sono i direttori sportivi col computer, li chiamo, no? Però non sanno quando è il momento dell'imprevisto, perché ieri abbiamo giocato anche a Monopoli, sì. Ci sono gli imprevisti, ci sono le probabilità, ecco, nell'imprevisto loro, hai visto, stai 3 turni in galera, insomma in prigione, insomma non galera brutta, ma stai 3 turni in prigione, una roba del genere è da direttore, ma neanche i direttori sono più bravi. Hanno fatto delle cose ieri fuori del normale, hanno sbagliato il posizionamento delle biciclette. Guarda, ti faccio vedere questa foto che poi è diventata virale, di Vingegaard con la bici di Van Hooydonk. È un po' come, insomma, io adesso non arriva neanche la canna, arrivava poverino nemmeno al tubo orizzontale, ma io poi gli hanno dato quella di Kreuzwig. Sì, peggio ancora perché Kreuzwig è arrivato, gli ha dato la bicicletta, poi è arrivato l'ammiraglia, ma prima ancora con Van Aert che era caduto gli hanno dato la bicicletta di Vingegaard, cioè sono robe, Riccardo, se consideri i soldi che spende, sì, questa squadra, cioè, ci viene da ridere, Riccardo, perché io mi sono guadagnati 3 anni di contratto alla metà Euromobile perché avevo la stessa bicicletta di Van Imp, di Van Imp, capito? Capito. Cioè è impossibile fare degli errori te, ci vuole un corridore fisso vicino con la stessa misura di bicicletta e gli fai fare il Giro d'Italia come purtroppo facevamo, io lo facevo su Van Imp, tu lo facevi sull'altro corridore, capito? Purtroppo errori del genere. Eravamo tutti e due con le stesse biciclette più o meno di Tu avevi una 54, io avevo il 51, Van Imp aveva il 50, eravamo eravamo lì comunque. io al tour avevo il compito di star vicino a Lucien, Pirard, e non gliela poteva dare la bicicletta a Van Imp. Invece ieri è successo questo, che Pirard dava la bicicletta al limite, guarda, quando ci fu la tappa del pavé quell'anno lì, Groppo forò, io gli detti la bicicletta a Marco, ma chiaramente Marco era più alto di me, era un po' più sacrificato in bicicletta, ma andava. Sì. Ma lì, cioè, a Pirardo. Rivediamo la foto, che è qualcosa di eccezionale, bellissima, perché praticamente lui sta a cavallo, ecco qua, e arriva a malapena per terra e non se ne parla di salire sul sellino. Io chiedo, visto che ci ha provato anche. Sì, Jacopo, ci ha provato, però doveva fatto stare una mezza prova, poi ha detto dove ho qua. Sì. Io volevo chiedere, visto che ci ascolta da un paio di minuti, non so se ha seguito la tappa di ieri, Dario Cataldo, che saluto, ciao Dario, ci ascolta perché il viaggio di ritorno. Buonasera, ciao Dario, ciao a tutti. Dario eri col cavaliere oggi, però esatto, questa mattina ero a allenarmi e ho trovato anche lui e adesso sono in viaggio per tornare in Abruzzo, speravo di riuscire a fare in tempo per essere lì fisicamente, purtroppo non sono riuscito, adesso appunto sono in macchina, quindi almeno riusciamo con questo collegamento audio. Però Dario, dici chi è il cavaliere almeno, perché altrimenti non capiamo. Lo sappiamo tutti, il cavaliere dei quattro mori, Fabio Aru, che adesso ha smesso di correre, però comunque continua sempre ad andare in bici e che è sempre lì comunque in zona e ci chiama spesso ai corridori che siamo lì in zona vicino per uscire insieme. Va sempre forte. Io lo so Luciano, perché oggi nella rubrica che teniamo dopo la tappa
che è Giro Tour 360, siccome domani c'è la planche de Belfie, allora abbiamo fatto un collegamento con Fabio, e appunto per fare il collegamento l'avevo chiamato stamattina e mi aveva detto appunto che era con Dario. Ecco perché so, a volte vedi, sai delle cose così casuali, però sapevo questa cosa qui. Comunque ciao Dario, sei un grande. Ciao Mauro. Ho rammentato proprio quella tappa lì di Como, ma te non potevi sapere. Ho sentito. Senti Dario, abbiamo parlato, l'ammiraglia conta, le strategie contano, i dati contano, però a volte bisogna anche farsi camminare un po' la testa. Te di chi è la stessa misura? Chi è il destinatario eventuale della tua bicicletta qualora avesse un imprevisto? Beh, Giulio, ma Ciccone, dipende dalle situazioni. Sì, anche quella di Giulio non è tanto diversa dalla mia. Il problema di queste situazioni qui, almeno a mio avviso, non è tanto dall'ammiraglia, perché comunque l'ammiraglia in quelle situazioni può dirigere fino a un certo punto, perché comunque non vede esattamente dove si trovano tutti i corridori, ognuno di loro. Quindi in quelle situazioni diventa veramente fondamentale quello che adesso viene chiamato road captain, che prima Magro sa bene, lo chiamano, sì, veniva chiamato il regista, che è quel corridore di riferimento che comunque coordina un po' i compagni di squadra e cerca di anticipare tutte queste situazioni. Quindi quando c'è il capitano che rimane un attimo da solo, è quello che si mette a fianco del capitano, oppure delega, chiama un altro compagno e dice: tu stai vicino a Tizio perché io devo stare a fare quello, devo stare a tirare o vado alle borracce o qualche altra mansione. Quindi diciamo che tutte queste operazioni qui vanno dirette da dentro il gruppo, quindi dall'ammiraglia. È molto difficile gestire queste cose qui, quindi qualcosa non ha funzionato tra i corridori, a mio avviso. Certo. Scusami Dario, però è vero quello che dici, è sicuramente giusto, però ieri era una tappa particolare, perché era una tappa col pavente, sì. Potevano rimanere dietro, è tutto chiaro. Il problema è che loro hanno sbagliato nel primo cambio di bicicletta con Van Aert, gli hanno dato la bicicletta di Vingegaard, cioè che ce ne siamo accorti noi dalla televisione, vuol dire che o sei in panico e non capisci più nulla, e non può sbagliare il meccanico una roba del genere, perché il meccanico sa benissimo dove mettere biciclette. Cioè se te sai che devi andare in fuga e fai il cambio con la tua bicicletta di scorta, con la seconda, e te c'è la bicicletta di scorta pronta nell'eventualità. Quindi sono tutti meccanismi che dipendono un po' anche dall'ammiraglia. Ora, nel caso specifico di Vingegaard hai ragione in pieno, lì non ci hanno più capito nulla, ma lui l'ha ammesso anche, ha detto che effettivamente ha sbagliato lui. Sì, poi quando succedono queste situazioni dove, come hai appena detto tu, il meccanico sa perfettamente, o almeno in teoria è così, di solito è così, il meccanico sa perfettamente ogni bici in quale posizione è. Tanto è vero che il meccanico che solitamente è seduto praticamente dietro nella parte di dietro della macchina, al lato passeggero, diciamo, quindi a destra, e lui nel poggia testa davanti a lui hanno sempre loro uno schema, un disegno con le biciclette come sono posizionate sopra la macchina, per non confondersi, proprio per evitare di confondersi, hanno quello schema lì davanti. Quindi se dalla radio chiamano il corridore X, loro già, se non se lo ricordano a memoria, guardano lì davanti su quello schemino e vanno a prendere la bicicletta. Di solito quando succede che devono dare una bici invece che l'altra è perché magari con la prima bici già è stata sostituita, quindi hanno dovuto dare un'altra, o perché hanno avuto un problema in fase d'opera, come è successo a me una volta che ho chiesto la bicicletta, non ce l'avevano. All'inizio non mi hanno detto il perché, e il motivo era perché era volata via la mia bici con un ramo di un albero. Quindi cioè, le situazioni in gara sono veramente tantissime, e andare a capire realmente cosa sia successo dall'esterno certe volte diventa complicato. Chiaro, qualcosa è successo, le corse sono così, ci sono mille imprevisti che si deve cercare di anticipare il più possibile, però non sempre così. Adesso bisogna vedere se lì è stato un errore umano o una serie di imprevisti uno dietro l'altro che hanno fatto sì che si sono trovati nel panico e nel dover dare una bicicletta a caso. Quindi bisognerebbe chiedere a chi era lì in quel momento.
Senti Dario, volevo chiederti a questo punto, vista anche oggi la vittoria, ieri il numero, poi ti chiedo anche dell'ottima prova, grande prova di Jasper Stuyven ieri sul pavé, però la sensazione per chi sta a casa è ok, adesso tanto questo ha vinto, bisogna solo aspettare Parigi, inutile che guardiamo. È un po' troppo presto ancora o no? Ma no, allora secondo me no, certo sta dimostrando veramente di essere superiore come ci si aspettava e forse anche di più. Lui per la classifica, Pogacar per la classifica, Van Aert per la maglia verde, sta dimostrando di veramente di volare. Però comunque 3 settimane sono lunghe, può succedere di tutto, non perché ci si vuole augurare l'imprevisto, perché questo non si augura a nessuno, però in una gara capita di tutto, anche una foratura in un momento sbagliato, una giornata dove prendi un colpo di freddo e un momento di difficoltà, faccio un esempio banale, il momento in cui ha preso un colpo di freddo Dumoulin al Giro d'Italia ai piedi dello Stelvio. Lui lì non è che ha avuto un momento di crisi, ok, scendendo dallo Stelvio ha preso un colpo d'aria quando si è tolto la mantellina, si è dovuto fermare, nessuno se l'aspettava, era nettamente superiore agli altri senza lì che a cronometro, però ha avuto questo imprevisto che ha rimescolato un po' le carte. E queste sono cose che possono succedere a chiunque, al più forte, a quello che è secondo, terzo in classifica, a chiunque. E 3 settimane lasciano questa incertezza fino all'ultimo per questo motivo, quindi sì, è forte, dovrà continuare ad essere forte, a fare in modo che non gli succeda nulla, perché il fatto di evitare gli imprevisti non è solo questione di fortuna, è anche saper evitarli da parte della squadra, quindi dovrà essere forte lui, dovranno essere forti i compagni, dovranno essere scaltri perché cercheranno di attaccarlo da tutte le parti, per esempio basta un ventaglio dove lui si trova un attimo impreparato, per dire, cioè sono tante le dinamiche dove lui è sempre fortissimo ma allo stesso tempo vulnerabile perché viene attaccato dappertutto. Dario, ti volevo fare una domanda, per esempio oggi questa grande voglia di vincere che ha avuto Pogacar, l'avrei evitato secondo me in questo momento del tour, in considerazione del fatto che poi ha guadagnato gli abbuoni, si è dovuto prendere questa maglia gialla, non ti sembra che può essere un po' più complicata la gestione da qui in avanti del tour di Pogacar? Lo avresti evitato questa vittoria se tu fossi stato al suo posto? Ma sicuramente, perché comunque siamo all'inizio, questo diventerà un grosso carico non solo per lui ma per tutta la squadra, è vero che è una squadra forte, però comunque ti espone già da presto, anche perché comunque lui comunque sarebbe rimasto lì ai vertici e sarebbe stato sufficiente veramente poco per prendere la maglia. È anche vero che molto molto probabile che l'avrebbe presa domani, quindi comunque ci sta anche il discorso giorno più giorno meno, non è che cambi molto, quindi tanto vale che mi prenda la vittoria. Però questo è vero, che comunque mette la squadra, non dico in difficoltà, però comunque nella condizione di dover lavorare tanto, di doversi prendere tante responsabilità e di dover far fatica fino all'ultimo. Da un certo punto di vista, per come si corre adesso, spesso dà anche dei vantaggi riuscire a stare sempre in testa e sempre nel controllo della corsa, però devi avere un team veramente veramente solido, perché quando ti inizia poi nel caso a mancare qualche corridore diventa difficile. Noi ci dobbiamo fermare, Dario, resta con noi, tanto di strada un po' ne hai ancora da fare, quindi magari sì, la passi decisamente. Compagnia, noi ci fermiamo con Dario Cataldo e tutti gli altri ospiti tra poco con la parte numero 2 di Velo. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike.
Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di questo 19° appuntamento con Velo. Prima della pubblicità, in scorrimento, era andato un messaggio, era andato in onda, in cui ci chiedevano che cosa ne pensate della genialata di inserire il pavé al tour. Probabilmente il termine genialata era inserito per dare un senso di ironia al... cioè, forse, immagino, provo a interpretare che il telespettatore a casa non fosse molto d'accordo. Io dico che è stata una figata pazzesca. No, il ciclismo è cambiato, quindi... è stata una tappa stupenda, un po' alla sfiga. Nibali su questa tappa del pavé ci ha vinto un Tour de France, quindi purtroppo chi affronta... E Froome ce l'ho perse, proprio quella. Lo perse anche Contador, mi sa, quel giorno. Purtroppo io obiettivamente non lo metterei in una tappa così complicata a un grande giro. Così devastante, però il ciclismo oramai ci ha aperto delle porte, delle filosofie nuove, dobbiamo accettare di tutto. Però volevo fare una domanda a Dario, se era ancora in collegamento. C'è Dario? Sì. Ok Dario, ascolta, noi o perlomeno io nella settimana scorsa, nella presentazione di questa edizione del tour, avevo detto guarda, questo sarà un tour bellissimo perché
Sì, ci abbiamo Pogačar che ha veramente una classe immensa e sarà il corridore di riferimento, però noi abbiamo una Jumbo che negli ultime stagioni ha investito molto per la vittoria in Tour de France e quest'anno si è presentato con un collettivo veramente mostruoso. Però questa prima settimana obiettivamente ci ha deluso un po' anche tatticamente. Come pensi da qui in avanti si possa muovere questo grosso collettivo per mettere un po' in difficoltà appunto il dominatore di questa edizione, perlomeno nella prima settimana, di Pogačar? Ma loro, come appena detto, vanno veramente forte e fanno sicuramente leva sul numero e hanno un team fortissimo, quindi comunque di sicuro cercheranno di isolarlo in più occasioni possibili, che siano tappe di montagna, tappe di pianura, di ventaglio, qualunque questa sia. Tanto è vero che Pogačar è molto cosciente di questa situazione qui, dato che ieri c'è stata anche una battuta tra lui e Van Aert dove Pogačar ha detto per fortuna hai staccato anche i tuoi compagni, e quindi questo significa che lui sapeva che poteva rimanere da solo contro un gruppo molto forte della Jumbo, e già lì ha tirato un sospiro di sollievo perché ha detto questa volta me la sono scampata. Quindi di sicuro questo dualismo, che non è tra due corridori ma tra un corridore fortissimo, tra il faro del Tour e un grandissimo team, è sicuramente molto, molto divertente, molto avvincente. Certo, loro due, queste due entità stanno un po' eclissando tutti gli altri del gruppo, perché comunque se guardiamo Van Aert che in quattro tappe non è mai uscito dal podio, Pogačar che non ha mai perso un colpo fino adesso, già dal prologo fino ad oggi, quindi veramente stanno dominando solo loro, però dai, prendiamo la parte buona di questo, perché comunque spesso si cercano dei grossi protagonisti ed è anche bello vedere quando ci si trova in questa situazione, anche perché poi rimarranno come edizioni storiche, quelle che in cui ci si ricorda, le battaglie di cui ci si ricorda. Senti Dario, prima a proposito di risposta al telespettatore da casa sull'inserimento del pavé, io ero d'accordo, sono d'accordo con l'inserimento. Jasper Stuyven probabilmente anche di più, perché ieri insomma insieme a Pogačar ha fatto un'azione nella parte finale della tappa, intanto Giuseppe da Lanciano è favorevole, diciamo ha fatto un'azione davvero di altissimo profilo, questo qua è veramente un corridore forte. Sì, Jasper è un corridore che sulle classiche ha sempre investito tanto, ci credeva tantissimo in questa tappa, e è stato bello vederlo lì d'attacco. E comunque queste tappe, che saranno diverse alternative sui percorsi di un grande giro, però a mio avviso sono, come hai detto, bellissime, inserite nel contesto di un grande giro, se preso però con la giusta misura, nel senso non si può inserire una Parigi-Roubaix intera all'interno di un tour, perché comunque non è neanche bello se vengono troppo balzate le carte già nella prima settimana, come è stato in quel tour di Nibali dove si sono persi due grandi protagonisti del tour. Sì. È stato veramente un peccato, quindi comunque se viene fatto, vengono fatti dei settori di pavè dove si può vedere un bello spettacolo ma che non rischia di ammazzare tutto il tour, ben venga, così come per il Giro d'Italia dei tratti di sterrato che rendono onore alla nostra strada bianca, quindi ben vengano, sono bellissime ma devono essere molto ben calibrate per essere inserite nel contesto di un grande giro. Sì, sono d'accordo. Riccardo, è stato equilibrato il pavé di ieri secondo te al Tour? A me mi sembra di sì, 11 obiettivamente. Settori. 11 settori, ma non devastanti. 11 settori con diciamo 3 settori un pochino più difficoltosi, però erano... No, secondo me è stata una tappa equilibrata. Poi è chiaro che
lì in quei frangenti c'è sempre il rischio della foratura, della caduta. Ieri due corridori sono andati a casa, Oss e God, lo volevo dire troppo presto. Vabbè, comunque Oss è andato a casa, era davanti nel terzo settore, praticamente era il terzo ultimo settore, ha preso uno spettatore e lui, devo dire che è stato molto onesto anche nel raccontarmi, perché ha detto forse è stata un po' anche colpa mia, perché potevo stare anche in mezzo. Comunque il pavé non l'abbiamo scoperto oggi, il pavé lo facevamo già negli anni 80. Io i due tour che ho fatto nel 79 il primo e nell'83 il secondo, tutti e due avevano l'arrivo addirittura a Roubaix nella pista. Non facevamo Arenberg e devo dire che nell'83 mi ricordo che era ancora più difficoltoso, perché il primo settore di pavé era dopo 15 chilometri, quindi ti puoi immaginare come facemmo la partenza, e lo sai che correvamo insieme, Impe voleva in tutte le maniere essere lì davanti, e si entrò primi, secondi, terzi e quarti nel primo settore di pavé, ma per quell'epoca lì entrare a 50 all'ora su un tratto di pavé era esagerato, oggi è all'ordine del giorno, ma a quei tempi, con quelle ruote che avevamo, con le biciclette che avevamo, era insomma non era proprio una passeggiata. Comunque sì, era la tappa di ieri, a me mi è parsa bellissima, ci stava, e devo dire che la prima settimana, a differenza delle altre, insomma della storia della settimana che non succedeva mai niente, di cose ne sono successe tante. L'unico giorno che doveva succedere qualcosa di particolare era quella del ponte famoso, del vento, sì. e l'hanno trovato contro, e quindi non è successo niente, però c'è stata una bellissima volata, quindi volate come hai detto prima, Luciano, volate da altri tempi, con appoggi, gomiti larghi, tattiche, certo, pulite al limite, però belle, entusiasmanti, e devo dire che insomma anche la tappa che ha vinto Groenewegen d'un pelo, di un millimetro, insomma, di un centimetro, cos'è, è stata bellissima, la stessa volata di Jacobsen che è uscito fuori da dietro, fantastico. E devo dire che è stata bella anche la volata di ieri Simon Clark, perché l'ha vinta col colpo di rene. E a proposito di questo, voglio fare una domanda a Dario, se lui immaginava o credeva che quella fuga arrivasse. Non ci sente più. Sì, mi sento. Sulla carta potrei dire che quasi impossibile che arrivi, perché comunque in una tappa come questa, una volta che si arriva sui settori di pavé, il gruppo va a una velocità talmente elevata che davvero è difficilissimo resistere alla rimonta del gruppo, quindi poi le andature che si fanno adesso sono veramente altissime. Quindi sulla carta avrei detto di no. È anche vero che poi quando si osserva la gara, si osservano i corridori che sono davanti, si iniziano a osservare un po' le dinamiche e inizia a pensare che ce la possono fare. Quindi è anche bello questo, cioè comunque rendere la cosa vincente fino all'ultimo. Quindi poi Simon secondo me se la strameritava quella vittoria. Che ho vissuto assieme a lui la parte di stagione, quando sono chiuso nella squadra, che era rimasto senza un contratto, non sapeva ancora se avrebbe continuato a correre o meno, e si tratta di un corridore che è un super professionista, è veramente un ragazzo con una dedizione al suo lavoro incredibile, con tanta esperienza, con un gran bel motore, ed era un peccato se nessuno gli avrebbe dato la fiducia. E questo a mio avviso dimostra che non tutti hanno un occhio veramente attento per poter scegliere dei corridori, perché lui è da avere squadra. Il
fatto che fosse rimasto a piedi, che nessuno lo prendeva, secondo me era un grave errore da parte di tanti manager. Vi faccio vedere una cosa, vi svelo insomma un arcano. Allora, c'è un tweet, lo facciamo vedere, credo che sia in olandese, ora, di Thijs Zonneveld, che è un giornalista. Io lo traduco, ma l'ho fatto con Google Translate, ci mancherebbe. Il motivo per cui Van Aert guida appieno il rischio di perdere la maglia, c'è scritto in sostanza, è perché comunque domani l'avrebbe persa ugualmente. Il piano era di uscire con un gruppo più numeroso, di andare via con un gruppo più numeroso, un piano che non è riuscito, ma comunque lui scrive, Zonneveld, è fantastico vedere Van Aert che continua a guidare in maniera così aggressiva e spettacolare. Che non significherebbe nulla se non ci fosse in alto il like proprio di Wout van Aert, che dunque conferma la versione, lo vedete in alto, e conferma la versione che arriva proprio da questo giornalista, quindi di fatto mette un po' il punto esclamativo su quella che era la tattica di questo pomeriggio. Luciano? Allora, Dario, vogliamo aprire un po' una parentesi su Giulio Ciccone? Diciamo che Giulio ha fatto un giro nel senso che i suoi obiettivi era la classifica, però ci ha dato questa bella soddisfazione di una bellissima tappa, addirittura ne poteva vincere due, comunque è stato un giro che tutto sommato possiamo renderlo anche positivo. Lui è andato al Tour, sta al Tour, non farà classifica, ma che tipo di giro prevedi sul tuo compagno di squadra, gli obiettivi della Trek su Giulio per questo Tour de France? Ma Giulio è andato a questo Tour già con l'idea di poter fare delle tappe, si è preparato in modo diverso rispetto al giro, va lì con una mentalità diversa, perché poi nelle tappe, in diverse tappe dove qui ha tentato la fuga, in una è riuscito alla perfezione nell'intento, in quella della Marmolada che era molto controllata dagli avversari perché sapevano che sarebbe stato molto pericoloso, e quindi sono riusciti ad incastrarlo e dare col terzo, e qui comunque si è preparato in modo da essere competitivo non solo sulle tappe di montagna, ma anche su altri terreni dove serve una gamba più esplosiva. Questo al giro un pochettino gli è mancata, ma semplicemente per il fatto che qui si è preparato per la classifica, quindi è normale che se si punta in una cosa inevitabilmente si perde un pochettino dall'altra. E nonostante tutto, lui, dopo aver avuto una giornata difficile, quella del blockhouse, dove purtroppo se è la giornata storta in una tappa come quella dove non si può difendere, dove non si possono limitare i danni, perché la sappiamo bene, come dice, una salita che non perdona, se si inizia ad andare in difficoltà si perdono minuti su minuti, e a differenza di un'altra salita che è stata più corta, magari ti avrebbe permesso di arrivare con 2 minuti su un intermezzo di ritardo e di rimanere in pista per la classifica. Però non è andata così, si è dovuto reinventare, nonostante tutto portato a casa una tappa e l'altro sempre da vicino, però si era preparato in modo da, in maniera di essere competitivo sui montagni. E quindi io sinceramente lo vedo bene per questo Tour, lo vedo molto mentalizzato, però è anche vero che ci sono anche gli altri nella corsa, e quel gruppo sappiamo che tantissimi corridori vanno al Tour per puntare le tappe molto più che al giro. Al giro forse più squadre vanno con un grande leader per cercare la critica, quello di cercare le tappe, però ce ne sono tantissimi corridori che puntano a questo, quindi sarà ancora più difficile, sarà una bella sfida, però io spero che ci possa dare qualche bella soddisfazione. A proposito di grandi soddisfazioni, Maurizio, fantastico, in regia, ci ha ritrovato, 2019, un arrivo che ci sarà, che sarà anche quello di domani. Giulio non vinse quella tappa, la vinse Dylan Teuns, ma prese
la maglia gialla. Ora, Riccardo, domani, adesso salto di palo in frasca, ma era una specie di gancio per riprendere il filo del discorso e proiettarci sulla tappa di domani. Eccolo qua, Giulio 2019 in maglia gialla. Domani, che tipo di tappa ti aspetti? Se vogliamo, anche per lo stesso Giulio, che a questo punto qualcosa può provare a fare. Giulio domani va in fuga, sicuro, perché domani una fuga c'è e sarà una fuga anche tosta, perché domani, col fatto che Pogacar è il più forte, è sicuramente quello che ha determinato la situazione in gara fino ad ora, lui e Van Aert, perché una poltrona per due, insomma, mi sembra che sia il titolo del film più azzeccato. Lo attaccheranno, ma lo attaccheranno le squadre che hanno bisogno di fare quello che diceva prima Dario, insomma, anche le vittorie di tappa. Ci sono tante squadre che non hanno ancora vinto, non hanno fatto niente, e quindi domani cercheranno di fare un'azione, non solo la Trek Segafredo, ma anche altre. Quindi Giulio dovrà essere molto bravo ad entrare, perché il terreno c'è, non è durissima questa tappa come quella di dopodomani, ma la planche de Belfil conosce bene, ha un feeling su questa salita e potrebbe essere l'occasione buona. Teuns c'è, pedala, oggi era lì nei primi anche lui, però probabilmente Teuns, magari, insomma, quelli della Bahrain Victorious secondo me si sono sbloccati dopo un inizio del tour ovviamente condizionato da quella perquisizione assurda che hanno subito, le perquisizioni assurde che hanno subito, quindi domani credo Giulio abbia una buona occasione per puntare perlomeno a quello che si è prefissato, come diceva Dario, un successo di tappa o comunque da essere protagonista. L'ho visto già protagonista, perché l'altro giorno ha tirato tantissimo, quindi la gamba ce l'ha per Mats Pedersen, quindi spero che faccia bene domani. Io ho l'idea che qualcosa possa venire fuori anche da una fuga che possa arrivare al traguardo, dipende chiaramente dagli elementi che ci sono, e potrebbe anche esserci un cambio di maglia gialla, perché non è detto che Pogacar voglia mantenere la maglia. Come diceva prima Luciano, e mi trovo d'accordo, la maglia la riprende quando vuole, cioè quando vuole, insomma, quando vuole non è così facile, però ha la possibilità di attaccare sulle montagne e riprendersi la maglia. Da tanto la maglia conta. La maglia gialla conta a Parigi, non è che conta prima, diciamo, no. Che conta alle 5, torna alle 5, 5 e mezza del giorno prima di Parigi, ecco. No, diciamo che probabilmente, Riccardo, non penso che domani possa andare via la fuga, perché c'è una classifica ancora molto stretta. Te la faccio vedere la classifica? Sì, ma io la penso una tappa. È stretta, Luciano, è molto stretta, sì, è proprio perché è stretta che dovrebbero approfittare quelli che sono lì. Però oggi c'è una tappa domenica, Riccardo, molta ma molto tosta, un po' più lunga, lì che secondo me chi ha voglia di lasciar via la maglia ha l'occasione di poterla fare, e secondo me è lì che Giulio potrebbe stare sveglio, perché probabilmente non tanto quello di domani, ma quella di domenica potrebbe essere il tuo ragionamento che mi trova perfettamente d'accordo, però non quella di domani. Secondo me quella di domenica c'è più chance che possano andare via i corridori e lasciar via la fuga. Dario, tu che... Sì, scusami, io lo sai perché ho detto domani, perché questo è un tour pazzo. Sì. Cioè, questo è il ragionamento che fai te, è logico, sì, sono pienamente d'accordo, però essendo una corsa come quella che stiamo assistendo tutti i giorni,
non c'è una logica su tutto, perché vanno come delle moto, cioè vanno veramente forte. Io non so come, cioè, non, forse sarà anche stato un po' il vento a favore oggi, ma ragazzi, questa è una 50 all'ora fissi, cioè, no, è una roba impressionante. Dario, ma come fate, porca miseria? Io non lo so. Sono cambiate tante cose a livello di materiale, a livello di nutrizione, di preparazione, fa sì che ci sono più energie da spendere e siamo fortissimi. Allora, per andando per ordine, per rispondere un po' a tutti. Allora, questione di Giulio, io sono d'accordo con entrambi, nel senso che domani è già un'ottima occasione, e siccome comunque riuscire a prendere una fuga è difficilissimo, l'ho appena detto Magro, si va fortissimo, e riuscire a prendere la fuga non è così automatico, quindi bisogna provarci. Se si riesce è un'occasione da sfruttare, e poi comunque c'è un giorno per recuperare, per provarci ancora anche domenica, quindi sono entrambi delle giornate che devono essere sfruttate. E comunque domani sappiamo bene che su quell'arrivo, in caso di arrivo del gruppo, il favorito numero uno è Pogacar, lo sanno tutti, sanno che lui è il più forte e quello che potrebbe staccare tutti, che arrivi la fuga o no. Quindi l'inseguimento alla fuga viene lasciato a loro, la responsabilità viene lasciata a loro, sia perché hanno la maglia gialla, sia perché hanno il corridore che più di tutti potrebbe avere l'interesse a chiudere la fuga, perché potrebbe vincere la tappa. Ci ha vinto un tour, Dario, su quella salita lì. Lì ci ha vinto il tour, esatto, lì ci ha vinto la crono finale del tour di 2 anni fa, quindi la conosce anche molto bene. Quindi cosa potrebbe succedere? Che andrà via una fuga, ci sarà una grossa battaglia per andare in fuga, sicuramente diversi corridori andranno via perché tanti vogliono provare a vincere una tappa, e probabilmente l'UAE spera che ci sia qualcuno, qualche buon candidato, a prendersi la maglia per qualche giorno, quindi magari si scrolleranno di dosso un po' la pressione della maglia, faranno arrivare il gruppo a una distanza controllata e poi in salita lui dovrà controllare sui diretti avversari. Questo è un po' lo scenario che io mi immagino. Volevo solo farti una domanda, Dario, ma tu con Giulio, immagino, non dico tutti i giorni, ma ogni 2-3 giorni vi sentite, che tipo di sensazione ha lui sulla sua condizione, ma soprattutto per la dinamica di questo tour? Cosa dice? Allora, ieri dopo il pavé gli hanno chiesto: ti sei divertito? Lui ha detto: sì, mi sono divertito, ma si vedeva che non aveva proprio una faccia divertitissima. Ma esatto, perché comunque è una sofferenza, sicuramente è terribile. Poi per lui, lui lo dice sempre, c'è un quei tratti dove si spinge tanto in pianura, lui li soffre abbastanza, quindi comunque è normale che e c'è quel feeling contrastante tra dire è stato bellissimo fare una tappa così, però che sofferenza, cioè, però che duro, e non lo rifarei, bello ma non lo rifarei, ecco, questo è il feeling che si ha dopo una tappa così per un corridore come lui. Però comunque lui conferma sempre che sta bene, che ha delle buone sensazioni, e si spera che riesca ad avere queste buone sensazioni anche nelle tappe giuste, perché tutto, spesso si riesce ad arrivare alla vigilia di un appuntamento, un grande giro, con un'ottima condizione, con un'ottima gamba, però ogni giorno bisogna menare, non è una passeggiata, quindi bisogna arrivarci alla tappa con l'interesse forte, con la giusta gamba, la giusta condizione, con la giusta fortuna e con le giuste dinamiche di gara, quindi è sempre molto molto difficile. Le basi ci sono buone, però vediamo. Dario, noi stiamo vedendo per esempio Van der Poel, che al Giro d'Italia era andato fortissimo, ci aveva veramente entusiasmato, qui al Tour sta pagando la fatica del Giro. E noi all'inizio della stagione sapevamo che Giulio doveva fare Giro e Vuelta,
o no, nei programmi di giugno ci sembrava questo, invece poi è stata una variazione di programma e ce lo domandavamo anche la settimana scorsa, come mai questo cambio di programma, se c'è stato il cambio di programma? Ma no, il primo programma era di fare giro da subito, c'era l'opzione anche di fare la Vuelta, ma la prima idea era che se si riusciva ad uscire bene dal giro avrebbe fatto il tour. E quindi comunque una volta terminato il giro si tirava una linea, si vedeva un po' quali erano le sensazioni per vedere se continuare a quel percorso lì. Avevamo ancora una buona condizione, quindi comunque si è mantenuto quel programma che ci si sperava. Invece Dario Cataldo farà la Vuelta, o che tipo di programma hai da qui a fine stagione, Dario? Sì, farò la Vuelta, prima della Vuelta farò Vuelta Burgos probabilmente, ancora da confermare, probabilmente farò quella, ed era tutto diciamo nei programmi da inizio stagione. Poi nel frattempo ho avuto anche questo piccolo imprevisto con il Covid dopo il campionato nazionale e quindi niente, questo ritarda un pochettino la preparazione, però dai, ce la faremo ad arrivare pronti. Adesso farò anche qualche settimana di altura e cercherò di arrivare al massimo di quelle che sono le mie possibilità. Senti Dario, prima di salutarti, ovviamente lasciarti perché abbiamo abusato della tua pazienza alla guida, stai tornando in Abruzzo perché domani sera sarai a Guardia Grele, Belvedere Santoleri, per la presentazione per un'altra serata in compagnia del tuo libro scritto insieme a Luigi Milozzi, A Quattro Mani. Eccolo qua, lo vediamo, 60 secondi, ecco perché stai tornando nella nostra regione. È un libro da leggere, ci dai qualche spunto perché? Ma è un libro, allora innanzitutto preciso, è un libro scritto da Luigi Milozzi con racconti fatti da me, da racconti fatti di esperienze di questo ciclismo, sia dalla parte del corridore ma sia anche dalla parte della persona che ama la bicicletta. Io sempre divido un po' questa cosa, cioè chi ama il ciclismo, chi ama la bicicletta. E diciamo che questo libro è un po' un insieme di tanti punti di vista da parte mia, di come un ragazzo può appassionare a degli impegni e sacrifici che comporta e quello che è la passione che continua a trasmettere sempre, perché comunque quello che dico sempre, si può fare una bella carriera, poi smette di correre, spesso si dice si smette di essere ciclista, ma in realtà ciclista si rimane sempre tutta la vita, e smetti di essere corridore, smetti di attaccare il numero alla maglietta, ma continui ad amare la bicicletta, e quindi spero che quello che sono gli aspetti di questo sport fantastici che si possono trasmettere ai giovani, spero che si riescano a trasmettere nel modo giusto e con il giusto punto di vista, diciamo. Grazie Dario, io non so se Riccardo tu avevi una qualche curiosità, perché a me Dario mi ha dato il claim della trasmissione, però la rubrica per chi ama il mondo del ciclismo, per chi ama il ciclismo e per chi ama la bicicletta, ha suggerito il claim. Saluto Dario e spero di vederlo presto. Grazie Dario, buon rientro. Grazie Dario, grazie. Buon rientro. Grazie. Una buona serata a Dario Cataldo, che ci auguriamo di vedere il protagonista quanto prima sulle strade della Vuelta, anche la Vuelta a Burgos farà. Oh Riccardo, le ultime considerazioni con te in vista di domani, perché ho qualche curiosità, un po' di domande che ci sono arrivate da casa e qualche curiosità mia. Ci hanno scritto, ma che senso ha fare delle tappe con 5.000 metri di dislivello, poi arrivano 7 o 8 e le altre a mezz'ora? Ce la facciamo fare botta e risposta? Ha senso, perché in un Tour de France, in un Giro d'Italia, una Vuelta,
deve essere un percorso armonico, ci devono essere le cronometri, ci devono essere le volate, ci devono essere le salite, le discese, è sempre stato così, perché chi vince una gara di quel tipo deve essere un corridore completo. Poi qui siamo di fronte a un fuoriclasse o dei fuoriclasse, perché comunque ci sono dei fuoriclasse, è giusto che sia così. Volevo solo dire una cosa su Van Der Poel, tanto caro all'ideatore della trasmissione. Van Der Poel farebbe bene a ritirarsi domani e preparare il mondiale per te, perché per fargli azzeccare il pronostico. Sì, no, ma perché stare lì com'è, lui soffre e basta. Lui aveva l'obiettivo di partire dal cronometro e cercare di portare a casa la maglia gialla, e avrebbe fatto sicuramente uno shock psicologico, sarebbe andato avanti soprattutto di testa, ma ora la testa non ce l'ha più, è sempre in fondo al gruppo, uno come lui che vede quell'altro che va come una moto e lui è in fondo al gruppo e si stacca. Un corridore del suo peso, della sua classe, non può sopportarlo. Io credo che, allora, faccio una previsione, domani si ritira. Ok, altre due considerazioni? No, volevo aggiungere sui giri con tappe da 5.000 metri di dislivello. Sì. Ma per fortuna che ci sono, perché poi se andiamo a vedere le classifiche finali dei grandi giri, dei tour negli ultimi anni, sono stati vinti giro di Hendley un minuto poco più. Sì. Per fortuna che ci sono state tutte queste tappe con altimetria, altrimenti sarebbe una lotta ai secondi qui, capito? No, a me veramente mi fa impazzire, cioè in positivo, cioè mi fa ammazzare dalle risate, perché quando l'argomento è, diciamo, dibattuto, e tendenzialmente quando è dibattuto c'è una parte che si schiera per il sì e un'altra che si schiera per il no, sono quasi allo stesso livello, tu alzi, dici una cosa alzando ulteriormente la posta, è fantastico, è una cosa eccezionale. Poi ti volevo dire, Riccardo, che Dario gli hanno scritto questo libro, ma lui si sta preparando, che deve scrivere una Bibbia su di me, non è che si io? Facciamo ALMZ. Mancherebbe. Ma sai, Luciano, tu sei una persona che ha visto il ciclismo, puoi raccontare il ciclismo a tutti i livelli. Perché ho conosciuto la fatica del ciclismo. Tu sei il vero faticatore, soprattutto anche perché il ciclismo ti andava contro, perché pensa, il ciclismo fatto d'inverno, te saresti stato un drago. Sì, invece, fatto d'estate, temperature... Il ciclismo fatto d'estate, sotto quei soldi. Allora, posso raccontare un retroscena? Sotto la canicola, il Matteotti, cioè fosse stato a Matteotti la vigilia di Natale, ne avrebbe vinti 10, capito? Allora, possiamo raccontare un retroscena? Qualche giorno prima che partisse il tour siamo stati a cena insieme, lo diciamo a Riccardo, erano due giorni prima. Sì. E abbiamo detto, con il caldo che faceva, abbiamo immaginato, pensa quelli là che dopo domani partono dalla Danimarca e poi hanno 3 settimane. E lui ha detto, fossi stato io, la prima cosa sarei andato dal medico, dammi un tampone positivo, io vado a casa, neanche parto, in Danimarca. Ma secondo me tanti corridori si sono presentati con questo tampone positivo. Dammi un tampone positivo e me ne vado a casa. Va bene, rapidissimamente, veramente botta e risposta. Riccardo, abbiamo visto la classifica, ma tutti quegli Ineos, dal quarto all'ottavo, praticamente sono tutti lì, ma ce la faranno a fare il salto sopra il podio qualcuno? Ma gli manca l'accelerazione, però sono tutti lì, sono delle macchine da guerra. Mi ha stupito molto Pidcock, che non pensavo che fosse lì, e invece anche oggi ha lottato per la vittoria. C'hanno Adam Yates, ma io credo che poi prima o poi
si scopriranno, perché loro sono, non ci hanno ancora fatto capire chi è il vero capitano di quella squadra. Vedo tirare sempre Van Barle e Rowe, e quegli altri sono tutti a ruota, quindi e Ganna anche, tirano loro, e quegli altri sono tutti lì però in classifica, sono primi nella classifica squadre, ma non gli basterà. E spero che ce lo facciano vedere presto chi sarà il designato, perché effettivamente hanno tutti delle carte in tavola. Non, cioè, Geraint Thomas, che è un po' quello più macchinoso, non molla un metro, è sempre lì. Sì, bene o male, Geraint Thomas ha vinto un tour. Non ci credo alla vittoria di Geraint Thomas, però è uno ostico, e quindi loro si potrebbero inventare qualsiasi cosa. Io vado un po' controcorrente su quello che dicevi prima, Jacopo, all'inizio di trasmissione. Io credo che il tour valga la pena di essere seguito fino in fondo, perché al di là del fatto che è divertente, ma non è così scontato. Io lo vedo e lo vedrei assolutamente sempre, anche se il primo avesse 20 minuti di vantaggio sul secondo. Spesso e volentieri, magari al grande pubblico, il grande pubblico che magari vede un po' distrattamente queste corse, io lo dico sempre nell'ottica di accrescimento anche del numero di persone che si avvicinano a questo sport meraviglioso, magari senti dire vabbè, tanto ha già vinto, figurati, ecco. No, ma io Jacopo, cioè noi a Eurosport abbiamo una percezione diversa, perché il ciclismo sta cambiando anche nella, diciamo così, nel chi lo segue. Perché quella ricerca, quella statistica fatta qualche tempo fa dopo il Giro d'Italia non è veritiera. Non è vero che il pubblico del ciclismo è anziano, a parte il Juanin che mi sono inventato io, però sì, che è fantastico. Però ci sono tanti giovani, e il fatto che non ci sia, perché d'altronde se ti buttano in mezzo al mare, in oceano, e bisogna che in qualche maniera, che fai, affoghi, cerchi di aggrapparti a qualche cosa. Noi non abbiamo gli italiani, no? Perché, cioè, gli italiani che ci facciano la classifica, che poi non abbiamo parlato di Cattaneo, mi garberebbe sapere cosa c'hanno nel capo a farlo. Se lui deve essere il corridore di classifica, lo fanno lavorare troppo. Non so, certo, se è d'accordo Luciano anche, ma comunque. Però ecco, i giovani, un corridore come Pogacar che si mette a fare il rapper e lancia una moda, vero, non l'ho preparato, ma l'ho visto l'altro giorno, una canzone su se stesso. Bravo, e fa avvicinare i giovani. Quindi io credo che poi, cioè, uno come Van Aert, che comunque c'ha il casco, lo possiamo dire, di Red Bull, che comunque fa il gesto di con Red Bull ti mette le ali, cioè, perché quella è stata la testa anche di quando ha vinto la tappa lasciando tutti là di stucco. Cioè, sono tutte cose che al giovane piacciono, e siccome, siccome anche purtroppo non c'è l'italiano che ti tira su, ma fortunatamente abbiamo dei campioni che creano interesse, quindi io credo che comunque il tour sia seguito. Certamente se uno pensa che sia seguito dagli uomini del bar, no, perché gli uomini del bar magari... Ma chi è questo Pogacar? Chi è? Non so. Allora, se Maurizio ha fatto il miracolo, e credo che lo stia facendo, prima di andare in pubblicità e salutarti, Riccardo, ti salutiamo davvero nella maniera migliore, perché l'abbiamo recuperato a tempo di record, forse. Domani c'è il mio anniversario. Di vittoria al tour. Mamma mia. Sì. Quanti anni? 30, beh, 83, crisi, vai. Sono 39, 39, 39, sono 39, 39. Sono 39. La tua vittoria ha esattamente i miei anni. Pensa a te. La tua vittoria ha esattamente i miei anni d'età, 1983. Ecco come ti lasciamo.
questo è rapper è fantastico, questo qui sarebbe un fenomeno, e lo è anche, non tanto nel rap, però guardate che braccia che c'ha. Perché si diverte, capito? Sì, sì. Cioè, si diverte, non ci pensa, ha fatto un salto che si poteva saltare, gli poteva saltare un ginocchio. Pensa a Ernesto Colnago quando hanno visto saltare un Madonna, questo è pazzo. Grazie Riccardo. Ciao ragazzi, buona domani. Serata. Ciao buon Riccardo, tour. Buon lavoro. Ciao. Buon lavoro a te e tutti i colleghi di Eurosport. Non mancate assolutamente sia su Eurosport sia su Discovery Plus, perché insomma la copertura è fantastica. Riccardo, ritroveremo giovedì prossimo. Ciao Ricky. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi andiamo a Sant'Onofrio di Campi.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Ultima parte di Velo per questa sera, adesso dalle questioni tour torniamo alle cose di casa nostra, lo facciamo con il consigliere al Comune di Campli Pietro Adriani per questo undicesimo trofeo Industria Commercio e Artigianato Città di Sant'Onofrio di Campli, categoria Juniores. Allora io volevo chiedere innanzitutto che cosa, bella giornata, ciclismo giovanile, che cosa significa per la vostra comunità una manifestazione di questo tipo di ciclismo giovanile? Allora, diciamo che la nostra comunità è molto unita e legata a questo ciclismo giovanile, soprattutto nella frazione di Sant'Onofrio, dove abbiamo organizzato insieme a Gabriele Pompa in più edizioni negli anni passati parecchie gare ciclistiche juniores. Noi siamo parte attiva come amministrazione perché nella mia persona ho effettuato la scorta tecnica, quindi sono stato caposcorta. Il vice sindaco medico, dottor Antonio Frangioni, ha fatto il medico di gara e quindi noi attivamente collaboriamo con questa corsa che quest'anno ha visto soprattutto un percorso inedito perché nei tempi addietro c'è stata la Triene Adriatica, quindi c'è stato un bellissimo giro, una grande manifestazione insieme al comune di Bellante, un arrivo importante e ci siamo divertiti tutti. Per noi è fondamentale che il ciclismo juniores insista sul nostro territorio perché arrivano soprattutto da tutta Italia numerose squadre, numerosi team che vengono a Campli, vivono la città di Campli e stazionano per più giorni. Assolutamente, peraltro io ricordo, insomma, ha una grande tradizione, anch'io sono stato, prima di passare qui da questo lato della questione ciclistica, anch'io un anno sono venuto anni fa a fare una gara. Hai fatto esperienze di base che ti sono servite tantissimo. Sì, quindi mi sono servite tantissimo. Poi in una zona veramente dove il ciclismo, dico sempre, è una religione, perché il Teramano effettivamente è la provincia del nostro Abruzzo che si opera di più nelle organizzazioni. Questa è un'organizzazione che anche noi di Velo abbiamo seguito anche in passato, però voglio fare i complimenti soprattutto all'organizzatore Gabriele Pompa, perché ha messo un percorso, non dico durissimo, ma abbastanza soft, a far sì che poi tutti gli atleti sono riusciti ad arrivare all'arrivo. Questo è importante perché a volte in questa categoria già inseriscono percorsi devastanti e dopo 40-50 km di corsa rimangono giustamente tutti migliori i 30-40 corridori che si vanno a giocare la manifestazione. Invece in questo caso sì, è stata una corsa tiratissima, però con un percorso soft in cui poi alla fine anche il pubblico si è divertito fino agli ultimi chilometri, immagino. Assolutamente sì, lo è stato sempre. Quest'anno il percorso è inedito, gli altri anni girevamo su altri percorsi alternativi sempre a Sant'Onofrio. Io vi posso dire come scorta tecnica che sono stati due ore in cui ci sono state pochissime fughe, tutti in gruppo. La differenza è stata fatta nell'ultimo giro dove c'erano dei saliscendi abbastanza fattibili, ma nella parte finale si è fatta la differenza. Peraltro gara inevitabilmente condizionata, forse questa sera un po' ci ha dato una tregua, ma condizionata dal grande caldo. Questo lo sapevamo, che c'era il grande caldo. Purtroppo sapete tutti che quando iniziano le corse si organizzano, si deve partire. Ci sono state delle piccole fughe che sono state subito riprese, però sono stati rispettati i tempi, quindi i ragazzi sono stati bravissimi, avevamo dei picchi di corsa normali, però si è arrivati nei tempi prestabiliti dall'organizzatore. Peraltro
nutrita colonia della nazionale ucraina presente in Abruzzo, che ne ha piazzati 4 tra i primi 10. Non è arrivata la vittoria, che è andata a Leonardo Di Santo, poi lo ascolteremo, però anche questa componente internazionale sulle nostre strade che non viene a, diciamo, a fare numero, anzi tutt'altro. Ci ha fatto molto piacere avere la nazionale ucraina in questo tempo particolare per questa nazione. L'abbiamo accolta nel migliore dei modi, l'abbiamo premiata al meglio, perché sono stati ragazzi assolutamente meritevoli che si sono distinti durante la corsa. Oh, io ringrazio per le immagini, tra poco sentiremo anche le interviste Roberto Cicchinè, che ce le ha fornite, quindi un particolare ringraziamento a lui e alla loro struttura. Vittoria, come detto, dopo 104 km per Leonardo Di Santo della Vini Fantini Sport Tour Free Bike, complimenti a lui, tra poco lo ascolteremo. Secondo posto, e qui c'è un trittico di corridori, di atleti della nazionale ucraina: Daniil Shirin al secondo posto, Tetsov al terzo, Spashenko al quarto, Andrea Tassi e il team Coratti al quinto posto, Francesco Menghini al sesto, Basile al settimo, Alzate Tavares all'ottavo posto, Basaraba al nono e Francesco Cecchini al decimo posto. Io direi di rientrare dalle immagini e ascoltare le voci della giornata di Sant'Onofre e poi torniamo per fare un ultimo bilancio. Leonardo Di Santo della Fantini Free Bike si aggiudica questa gara qui a Sant'Onofrio, davvero una bella manifestazione, giornata caldissima, non è stato facile, raccontaci comunque il finale. Ma non è stato facile, siamo rimasti in 6 dopo una fuga partita più o meno a metà corsa e c'erano 3 ucraini che facevano gioco di squadra e in volata sono riuscito a batterli. Gara, dicevamo, anche di alto dispendio energetico per il gran caldo, come l'hai affrontata? Ogni giro prendevo l'acqua perché si rendeva molto il caldo comunque. Per te questo che è successo è quest'anno, il primo? Sì, è il primo. Quindi grande soddisfazione vincerlo poi in terra abruzzese, per te che sei abruzzese è ancora più bello. Sì, assolutamente. Stagione ancora lunga, dove vuoi arrivare? Siamo solo agli inizi in pratica. Ma non ho obiettivo, continuiamo così, per il momento va bene. Bellissima gara che ho seguito ovviamente tutta in macchina, è stata davvero vincente, a vincere un italiano che con lo sprint finale ha battuto gli avversari e ha festeggiato qui a Sant'Onofrio di Campli, in un memorial che ricorda due figure importantissime per questo comune come Franchi e Pizzuti. Abbiamo deposto un mazzo di fiori appena partiti con la gara e continuiamo questa grande tradizione ciclistica qui a Sant'Onofrio, che sono veramente decenni, che va avanti e che prosegue con tanti appassionati che organizzano questa manifestazione. Noi come amministrazione comunale ovviamente siamo a loro supporto, ma tanti volontari, tantissima passione qui oggi a Sant'Onofrio, una giornata caldissima che però, come dire, ci rende felici per i risultati ottenuti. Cioè, era la mia idea di quando ho progettato questo circuito, anche perché questo circuito è stato progettato per la maggiore sicurezza per i ragazzi, perché passando sul circuito della Tirrena Adriatico abbiamo avuto delle strade ottime, buone, che questo per noi ci fa onore, anche perché noi vogliamo che chi viene a Sant'Onofrio se ne torni con il cuore sereno, sincero e con tanto affetto verso questo piccolo borgo. È stata una gara molto bella, preparata molto bene, il numero di partecipanti come organizzazione, complimenti al ragazzo che ha vinto, ho visto la volata, è stato proprio bravo. C'è da dire che viene il ragazzo, ha cominciato da poco, viene dallo sci di fondo. Complimenti a lui e speriamo che abbia un futuro roseo con questo sport. Queste le voci di Sant'Onofrio di Campi, complimenti a Leonardo Di Santo che, come avete visto, ha un passato allo sci di fondo, altronde Roglic veniva dal salto con gli sci, quindi insomma sport invernali e ciclismo ci avrà un bel futuro, diciamo, si compenetrano. Sì, in effetti quando ho visto quest'ordine di arrivo lunedì mattina ho visto la vittoria di Di Santo, che me ne avevano parlato l'anno scorso come un ottimo talento, e sicuramente di lui ne sentiremo parlare anche nel prossimo futuro.
però vedendo appunto l'ordine arrivo, vedevo secondo, terzo, quarto i corridori ucraini, ciò significa che hanno gestito probabilmente anche male questo finale di corsa. Comunque complimenti a Di Santo. Però volevo fare una domanda, intanto voglio anche ricordare che questa manifestazione andava a ricordare un grande del ciclismo abruzzese, Antonio Franchi. Antonio Franchi è stato un atleta degli anni 60, dove ha partecipato sia al Giro che al Tour de France, quindi in questi giorni che parliamo di Tour è bello ricordare che al Tour negli anni 60 c'era stato anche Antonio Franchi. E complimenti agli organizzatori che vanno a ricordare questa figura importante di un atleta del ciclismo abruzzese. Però all'assessore volevo dire, Campli, un comune un po' all'interno, oltre a praticare il ciclismo su strada, ci sono progetti per praticare ciclismo mountain bike? So che tu sei un grande appassionato di questo, sport, ma soprattutto anche di mountain bike, perché sei uno che sei capace anche di aver fatto, sei stato capace di aver fatto tracciati molto importanti in quella zona. Sì, assolutamente sì, diciamo che il nostro territorio è vastissimo, va da un'altitudine di 1700 metri fino a 300 metri, quindi è molto difficile gestirlo. Io mi sono occupato prevalentemente di recupero di sentieri montani, quindi all'interno dei sentieri montani abbiamo fatto sei circuiti, due medi, due facili e due difficili, per un totale di circa 100 km di mountain bike. Non solo, abbiamo anche organizzato un corso per accompagnatori di guide bike, perché sappiamo che il futuro del turismo ciclistico sarà proprio questo, cioè le bike associate ai borghi. Quindi ci siamo, diciamo, inventati un'offerta turistica in cui chi vuole venire a Campli, che siamo nel sesto borgo più bello d'Italia, può assolutamente affittare biciclette ed essere accompagnate da guide che hanno fatto dei corsi appositi. Oh, e poi fare una visita a Palazzo Farnese non sta mai male. Sì, ricordo che quest'anno ricorre 500 anni dalla nascita di Margherita d'Austria e proprio domani e sabato ci sarà una rievocazione storica con costumi dell'epoca e un congresso all'interno di Palazzo Farnese. Prossimi appuntamenti, rivediamo Maurizio e poi chiudiamo questa sera, ti prometto che a 45 spaccato chiudo. Ecco qua, 10 luglio, quinto trofeo Villa Marchesa a Sant'Egidio alla Vibrata, esordienti primo e secondo anno e poi anche per la categoria allievi. Dunque siamo nella Val Vibrata per il fuoristrada XCO Valle del Campanaro Pierluigi di Cesare, gare cross country appoggio Picenze. Noi siamo in chiusura, grazie a Pietro Adriani e complimenti di nuovo per la manifestazione, a lei ovviamente, anche a tutti gli organizzatori che sono dietro le quinte, e gli estendiamo i complimenti anche a loro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Luciano, noi ci vediamo giovedì prossimo, vedremo chi sarà la maglia gialla, se queste tattiche insomma... No, diciamo che giovedì prossimo, perché la settimana prossima al Tour de France è una settimana molto ma molto decisiva, perché la terza è più soft della seconda, quindi già giovedì prossimo avremo... Perché si va sulle Alpi, poi l'ultima parte sarà invece sui Pirenei. Va bene, grazie buonasera, Luciano. Buonasera a tutti. A giovedì prossimo, grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra 7 giorni alle 21 su TV6, canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.